Bentrovati a questo nuovo appuntamento con TicVa. Ci sembrava necessario oggi che la nostra corda di speranza fosse tutta tesa a raccontare la drammaticità della guerra in Ucraina, ma soprattutto la grande rete di accoglienza che si estende in tutto il nostro paese. Infatti, di fronte alla drammaticità del conflitto, in tanti hanno risposto con l'ospitalità e con la solidarietà. Si è mossa subito la macchina degli aiuti umanitari, sia per soccorrere coloro che rimangono nelle aree teatro degli scontri, ma anche coloro che decidono di fuggire affrontando viaggi faticosissimi, lunghissimi, arrivano nei paesi confinanti e poi nella nostra Italia. Le prime storie che vi proponiamo arrivano da Rapallo, in Liguria, dove da tanti anni vive una piccola comunità di donne ucraine. Qui sono arrivati i primi profughi, mamme e bambini, che sono stati accolti nelle realtà sociali del territorio. Le bombe non hanno distrutto la solidità degli affetti e così, dinanzi alla ferocia della guerra, la piccola comunità ucraina residente nel territorio del Tigullio, in Liguria, si è subito messa in moto per prestare aiuto e assistenza ai connazionali in fuga. A Rapallo si è costituita una vera e propria rete di solidarietà. Cerchiamo con comunità italiana, ucraina in Italia, cerchiamo di aiutarle altre persone che molto probabilmente arriveranno qui. Oksana, da 14 anni custode del santuario di Montallegro, sulle alture di Rapallo, grazie a volontari e alle pubbliche assistenze è riuscita ad accogliere figlie e nipoti. Ringraziamo Croce Bianca che è venuta a prendere, per esempio, a Milano, Malpensa, che loro venuti con aereo, venuti a prendere e presidente che Fabio Mustorgi, che ringraziamo tanto. Le figlie Olga ed Alessia sono fuggite da Leopoli, città di confine, che sta vivendo una forte migrazione interna. Ho lasciato casa, lasciato lavoro, mariti, di tutto quotidiano che poteva stare tutti i giorni a Leopoli, a nostra città. Più drammatica è la situazione dalla quale sono fuggite le figlie di Maria, partite da Ternopil con i loro quattro figli. Sono scappati a notte con un pulmino che guidava altra figlia, che scappati, stati 70 km di fila da Ravarusca e fra 36 ore passati confine. Negli occhi riconoscenti e vividi di una nipote, il desiderio più grande per il futuro. Voglio pace, voglio che andare in Ucraina, il futuro proprio sereno. L'accoglienza e le raccolte coordinate dalla Caritas diocesana hanno trovato l'appoggio delle istituzioni a partire dai delicati aspetti sanitari. Mettendo a disposizione il centro vaccinale per offrire alla popolazione ucraina profuga la possibilità di accedere al servizio tamponi, al servizio vaccinazioni, alle pratiche per ottenere il Green Pass, tutte quelle situazioni cioè legate ancora alla pandemia, sino al sostegno alimentare. E noi daremo la risposta a livello dell'alimentazione per adulti e anche bambini, in collaborazione anche col CAV, che ci darà una mano per i generi per i bambini più piccoli e i neonati. Piccoli o grandi gesti di solidarietà, alcuni già giunti a buon fine, che contribuiscono a sostenere la speranza di un paese. Ognuno condivide di ciò che è pieno. Noi siamo pieni di questa carità, non delle bombe che qualcuno manda e distrugge la vita umana, la vita di intero paese, intero mondo. Perciò ancora grazie a tutti voi e preghiamo che Dio salvi Ucraina e anche tutto il mondo. Un altro sguardo sulla guerra è quello dei tanti ucraini che vivono in Italia. Santo Stefano di Camastra, in Sicilia, abbiamo incontrato Oksana, che da 23 anni è in Italia insieme alla sua famiglia. Oksana passa tutto il giorno a cercare notizie di prima mano dal suo paese, collegata con la TV ucraina e cercando di mettersi in contatto con gli amici connazionali che sono ancora nel suo paese d'origine.
Roxana vive a Santo Stefano di Camastra con le sue due figlie e con il marito, cittadino stefanese, che ha sposato 23 anni fa. Ma un pezzo del suo cuore è sempre stato in Ucraina, il suo paese di origine, che ha lasciato con una grande speranza nel 97, con un pullman che l'ha portata a Napoli. Dopo l'invasione russa, le sue giornate sono scandite dagli aggiornamenti che apprende dalla TV ucraina. L'abbiamo incontrata in questa fredda mattinata di marzo nella terrazza di Porta Messina per farci raccontare che notizie le giungono dal suo paese, dai suoi cari, dagli amici. 350 chilometri separano la città di Melnitskyj, dove è cresciuta, dalla capitale Kiev e 5 ore di macchina dalla città al confine con la Polonia, Leopoli, dove adesso donne e bambini sono in fuga per lasciarsi alle spalle la guerra. Ci racconta di un paese giovane, accogliente e multiculturale, persino lei è per metà di origini russe. Mamma mia, Ucraina, sì. Quando ho cresciuta io, territorio sovietico, studiato, andata in scuola, non c'era che io Ucraina, allora devo essere Ucraina, tu sei russa, io ti sparo. Non è vero, noi l'abbiamo stati sempre, fratelli. Quando ha lasciato l'Ucraina, com'era e com'è adesso? Bellissima, verde, cambiamenti, ricostruzione, nuove case, nuove... Insomma, io meravigliata perché vedendo, ricordando Ucraina, tempi sovietici, ucraine sono come voi siciliane, affettose, buone. A Melnitskyj, da quello che apprendiamo, la situazione non è critica, come negli altri maggiori centri dell'Ucraina. Ma Oksana vive giorni di apprensione. Lì abita ancora la madre, il suo popolo, l'Ucraina e la sua terra. Ce l'ho una cosa più importante della mia vita, è mamma. Quanti anni ha sua mamma? Compiuto giorno 26, 75 anni. La mia città proprio ancora non colpita perché ringrazio soldati, ucraini, ragazzi, padre, figli, fratelli. Di più paura per bambini e per donne giovani. Nella sua città di origine abitano ancora i suoi cugini e gli amici. Chiediamo così di metterci in contatto con qualcuno di loro. Lei ha detto, sto dicendo che lei hanno fiducia dei nostri soldati e hanno fiducia del vincita. La sensazione che si avverte è la voglia del popolo ucraino di essere libero, la grande forza e l'assenza di paura nel difendere la propria nazione. Intanto la bandiera ucraina sventola dal balcone della casa di Oksana nella città della ceramica. Vogliamo solo pace, vogliamo andare a trovare nostri, vogliamo andare terra, da nostra terra, perché Ucraina è molto bella, affettuosa, aspetta voi tutti appena finisce la guerra. Accoglienza può fare anche rima con sport. Nel prossimo servizio vi raccontiamo le storie di due giovanissimi atleti ucraini, entrambi hanno 12 anni, che sono stati accolti a Riccione. La storia di Caterina, che ha trovato ospitalità nella società della ginnastica Riccione, e quella di Makar, che è stato festeggiato proprio per il suo compleanno da una società calcistica locale. Costrette a fuggire dalla loro città, Rivne, hanno trovato rifugio a Riccione, ospitate dalla ginnastica Riccione, che da subito, appena è scoppiata la guerra, si è adoperata per accogliere nella sua foresteria giovani ginnaste ucraine. Caterina Romaniuk, di 12 anni, la sorella Anastia, di 2 anni più grande, e la madre Olga, hanno affrontato un viaggio lungo e complicato prima di approdare in Romagna. Accompagnate in auto fino alla frontiera con la Polonia dal padre, poi tornato a Rivne per difendere la sua città, madre e figlie hanno impiegato un giorno intero per arrivare a Cracovia, dove hanno poi atteso l'arrivo di un volontario partito da Riccione per prelevarle e portarle nella Perla Verde. Un viaggio intrapreso senza sapere se e quando potranno tornare a casa. No. Поїздка була важка, було багато людей. Ми переходили. Il viaggio è stato lungo. Ci abbiamo messo quasi un giorno per attraversare la frontiera e una volta in Polonia abbiamo aspettato che un volontario venisse a prenderci. Stanca perché il viaggio era lungo e molto difficile. Anche lontano dalla guerra, la preoccupazione per le sorti dell'Ucraina rimane forte. За країну переживаю.
Sono molto preoccupata per il mio paese, per la mia gente e per mio marito. Sono molto preoccupata per il mio padre. Francesco e Anna ci trattano come fossimo della famiglia, siamo come a casa, però fa male all'anima quello che sta succedendo in Ucraina. Тут дуже подобається нам, але душа болить за Україну. Con una speranza. Spero che presto possibile sarà tutto bene. Nella palestra di Via Labruzzi è esposta in segno di solidarietà la bandiera dell'Ucraina. E Ucraina è anche la prima straniera della ginnastica Riccione, Daniela Batrona, campionessa del paese ora martoriato dalla guerra. È un impegno soprattutto umano e morale nei confronti di un popolo che credo che sia secondo a nessuno. E noi siamo orgogliosi di poter ospitare queste persone nella nostra società, ma soprattutto nella nostra città che è Riccione. La ginnastica Riccione, grazie all'attività del suo staff, ha raccolto anche medicine, cibi, indumenti e coperte che sono stati portati alla Fiera di Rimini, da dove sono partiti per l'Ucraina. Io, da presidente, tengo a ringraziare tutte le famiglie e gli appassionati della ginnastica Riccione perché hanno risposto presente, e hanno risposto presente alla grande, perché in pochissime ore abbiamo addirittura recuperato 2 camion di materiale da mandare in Ucraina, questo per far capire il grande cuore della nostra città e della nostra società ovviamente. Sempre a Riccione ha trovato ospitalità insieme ai 2 fratellini un altro 12enne ucraino, Makar, la cui famiglia vive a 400 km da Kiev. Per regalargli un pomeriggio di normalità, la Fiera Riccione, società la cui prima squadra è in testa al girone C del campionato di eccellenza dell'Emilia Romagna, gli ha organizzato la festa di compleanno. A cantargli tanti auguri, il gruppo è del 2008, insieme a mister Ricchiuti, ex giocatore di Serie A, e Morini. E ora a Prato, dove i profughi ucraini vengono accolti nei CAS, nei centri di accoglienza straordinaria, ma non solo. Infatti in tanti hanno trovato ospitalità grazie alla disponibilità delle parrocchie. Per i bambini si sono attivati dei percorsi di inserimento a scuola, come è successo per Nikita, 11 anni, il primo ad entrare in una scuola di Prato, dove nonostante l'ostacolo della lingua è stato accolto a braccia aperte dai suoi nuovi compagni di classe. La paura per la guerra vissuta sulla propria pelle, il dolore di chi è costretto ad abbandonare la propria terra, la fatica del viaggio, la speranza di trovare accoglienza e il desiderio di tornare prima possibile a casa. È un fiume di persone e sentimenti quello che scorre dall'Ucraina verso gli altri paesi europei. Anche l'Italia ha aperto le proprie porte e decine di profughi, soprattutto donne e bambini, sono arrivati e continuano ad arrivare anche a Prato, terza città per numero di abitanti dell'Italia centrale. Per noi la prima cosa di essere qui è la protezione dei nostri bambini e noi. Sì, abbiamo avuto paura e purtroppo tuttora non è sparita, non ci sentiamo così liberamente come abbiamo sentito prima di guerra. Ми дуже хочемо повернутися додому і ми би хотіли, щоб це було найскоріше, сьогодні вечором, завтра ранком. È il loro sogno di tornare alla loro terra in Ucraina. Vorrebbero tornare anche stasera, anche oggi. Purtroppo non è possibile. L'Italia è un paese bellissimo e gli piacerebbe tanto venire a fare una vacanza in Italia, però non vedono l'ora di tornare in Ucraina. Oltre a chi è fuggito senza avere alcun appoggio altrove, ci sono anche le storie di ucraini che vivono da tempo in Italia e si sono attivati per far scappare dalla guerra i parenti, accogliendoli al sicuro. Resta però l'ansia per gli uomini che sono rimasti a combattere, per le famiglie costrette a dividersi. Sono in Italia da 15 anni e quando è scoppiata ora, diciamo, la seconda fase della guerra, perché la prima è scoppiata nel 2014, il 25 febbraio ho deciso di portare i miei parenti qui. Giustamente non tutti, perché uomini, i miei nipoti e mio fratello sono rimasti lì. Tanta paura,
tanta tristezza, però dall'altra parte io sono orgogliosa di questi miei nipoti che hanno 22-25 anni, di mio fratello e che è del 74, che loro non ci sono nascosti sotto letto oppure nella Leopoli dove ancora non c'è niente. Sono andati a difendere la loro terra, la loro città, e voglio dire che ho avuto una accoglienza meravigliosa. Un grande cuore così io mai visto. Questa cosa non dimenticheremo mai. Grazie veramente a tutti di cuore. Per chi non ha la possibilità di essere ospitato da amici o parenti, vengono messi a disposizione posti nei centri di accoglienza straordinari all'interno del sistema di accoglienza e integrazione gestito dai comuni. Ma anche le parrocchie fanno la loro parte quando possibile, come nel caso della frazione di Tavola, dove il parroco ha accolto 8 profughi, di cui 4 bambini. Sono triste, per mia famiglia è ancora là. C'è mio figlio, c'è la nora, c'è suo e 4 figli, c'è sorelle, c'è fratelli. Non posso venire tutti qui. Non posso. E c'è altre famiglie. E c'è altre famiglie che soffrono tanto. Soffrono tanto. Perché motivo? Perché motivo fatto così? Vogliamo bene per tutto il mondo. Vogliamo pace. Vogliamo pace, non guerre. Anche c'è gente, tanti da Russia, non lo vogliono guerre, non lo vogliono nessuno. Perché non ascolta? Perché non ascolta questo presidente? Dove sta cuore? Dove sta cuore suo? Per tutti gente, dove? Anche se col dolore nel cuore e la paura ancora negli occhi, per chi è riuscito a fuggire dalla guerra la vita continua. È il caso di Nikita, ha 10 anni ed è scappato dall'Ucraina insieme ai genitori riparando a Prato dove abita la nonna. È stata lei a volerlo inserire a scuola per un bisogno di normalità. Così Nikita da alcuni giorni ha nuovi compagni di classe nella quarta C dell'istituto comprensivo Mascagni e come lui tutti gli altri bambini e ragazzi in età scolare che arrivano a Prato vengono inseriti nei percorsi scolastici. I bambini sono stati informati e preparati proprio perché la nonna mi aveva comunque esposto diciamo questa fase particolare anche a livello emotivo del bambino, che era comunque spesato, non sapeva, non conosceva una parola d'italiano. E in realtà c'è stata molta invece solidarietà, anche positività, allegria da parte dei bambini nell'accoglienza del primo giorno a scuola, che è stato il 28 di febbraio, e hanno preparato cartellonistica varia di benvenuto. E lui a oggi invece dimostra già di conoscere le prime parole d'italiano, che sono stati i bambini, credo, in primis a dargli serenità. Io l'ho conosciuto, sono andata a conoscerlo in questi giorni, ho aspettato un pochino per capire come andava, ed effettivamente mostra serenità, e questa per noi è la prima cosa, al di là poi dell'apprendimento che sicuramente ci sarà, ma la serenità, garantire a lui uno stato emotivo consono alla sua età. Siamo giunti così al termine di questa puntata monotematica di Tikva, con il desiderio che davvero possa essere una piccola voce di speranza. Vi aspettiamo la settimana prossima.